Fare conti con l'ambiente 2024, 17ª edizione. Oggi siamo in compagnia del dottor Antonio Pergolizzi, analista ambientale, esperto di ecomafia e di compliance, docente consulente per enti pubblici e privati. Buongiorno Antonio, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, grazie. Parliamo oggi di responsabilità estesa del produttore. Allora, iniziamo con una domanda molto diretta. Come vengono gestiti i rifiuti? Sì, è una domanda abbastanza complicata, proverò ad essere sintetico. Allora, i rifiuti intanto si classificano in due grandi categorie, rifiuti urbani e rifiuti speciali. I rifiuti urbani sono quindi rifiuti prodotti dalle nostre utenze domestiche, quindi produciamo nelle nostre case, e i rifiuti speciali sono quelli sostanzialmente prodotti dal settore produttivo. La differenza deriva appunto da chi produce questi rifiuti, e la differenza sta soprattutto nel fatto che se i rifiuti urbani vengono gestiti dal settore pubblico, quindi attraverso la privativa, quindi si tratta di un servizio di gestione pubblica, quindi un servizio pubblico, i rifiuti speciali vengono gestiti dal settore privato, quindi nel campo dei servizi tra imprese, quindi libero mercato in senso pieno. La differenza, un'altra differenza importante, è che i rifiuti urbani rappresentano sempre quel 15% della torta complessiva, a fronte dell'85% dei rifiuti speciali, quindi sono la parte più significativa. Accanto a questi due meccanismi di pubblico, rifiuti urbani e privato, rifiuti speciali, si insinuano i meccanismi appunto della cosiddetta responsabilità estesa del produttore. Quindi sono dei meccanismi previsti, articolati nell'ordinamento, previsti appunto dalle direttive europee, poi a cascata dal nostro testo unico ambientale, che provano questi schemi appunto a introiettare nel nostro modello di gestione, la nostra governance, il principio del chi inquina paga. E quindi si innestano appunto la gestione pubblica e privata, creando appunto delle situazioni particolarmente specifiche, che riguardano diverse tipologie di rifiuti. Quindi le tipologie di rifiuti che sono sottoposte agli schemi EPR? Ecco, questi schemi EPR per esempio sono stati introdotti inizialmente per i rifiuti di imballaggio e rifiuti di imballaggio, poi per quanto riguarda per esempio i rifiuti apparecchiature elettriche e elettroniche, gli oli vegetali e minerali esausti, pneumatici fuori uso, pile accumulatori, quindi una discreta, un panorama abbastanza composito, articolato di rifiuti che vengono appunto gestiti attraverso questi schemi di responsabilità estesa del produttore. Quindi si applicano queste tipologie di rifiuti e provano quindi a introdurre il principio del chi inquina paga, sostanzialmente dando al produttore, distributore e importatore l'onere appunto di finanziare la raccolta e quindi di occuparsi del fine vita dell'equivalente dei prodotti immessi nel mercato. Questo è un principio assolutamente efficiente dal punto di vista teorico, ma nella pratica ovviamente assume delle caratteristiche particolari, perché chiaramente è difficile poi effettivamente andare poi a cucire addosso a ciascuna filiera un sistema capace effettivamente di introiettare questo principio del chi inquina paga. Sostanzialmente, come si è articolato nella pratica, questi meccanismi hanno fatto sì che il produttore sostanzialmente il contributo ambientale lo scaricassero sul costo di acquisto dei prodotti, quindi alla fine un po' come accade con l'IVA, sono i consumatori che pagano il contributo ambientale, che è questo extra prezzo che viene pagato al momento dell'acquisto di un prodotto, quindi un extra prezzo che serve a finanziare la raccolta, un po' lo stesso meccanismo dell'IVA. Quindi sostanzialmente è un sistema che ha fatto sì che il finanziamento di questo sistema di raccolta, di fine vita, di queste tipologie di rifiuti venga sostenuto dai consumatori, quindi non dai cittadini per esempio attraverso la Tari, ma dai consumatori attraverso questo contributo ambientale. Quindi questa è la prima caratteristica, quindi è il consumatore, quindi non è più il cittadino con la Tari, ma è il consumatore che paga il contributo ambientale che serve ad alimentare la macchina della raccolta e possibilmente dell'avvio al recupero, soprattutto di materia di queste tipologie di rifiuti. Quindi questo sia un punto debole del sistema? Questa è una caratteristica del sistema che fa sì che in realtà è stato pensato affinché i costi
venissero caricati sui produttori, si dovrebbero, diciamo, teoricamente attivare per far sì, diciamo, di produrre meno rifiuti, perché in teoria significherebbe, come dire, sostenere dei costi aggiuntivi, e soprattutto questo sistema avrebbe dovuto, nell'intenzione, diciamo, del legislatore, alimentare, come dire, soprattutto incentivare l'immissione sul mercato di prodotti più riciclabili, in quanto il contributo ambientale sarebbe dovuto tarare, declinare sulla base del tasso di riciclabilità, anzi di riutilizzabilità di questi prodotti. In realtà, diciamo, non è accaduto. È accaduto invece questo sistema che viene pagato e sostenuto dai consumatori e serve ai produttori per, come sicuramente, per sostenere le raccolte, per alimentare sicuramente diciamo, i meccanismi dell'economia circolare, quindi un sistema, diciamo, che sicuramente ai produttori, diciamo, serve, perché serve, diciamo, a riciclare rifiuti, ma che non risponde ai desiderati del legislatore, che sarebbe quello invece di incentivare la riduzione nella produzione di rifiuti. Ecco, questo per esempio è un primo elemento di criticità. È stata migliorata, diciamo, la progettazione dei prodotti, ma semplicemente è stato aggiunto un costo. Non necessariamente. Ecco, questo era l'obiettivo, appunto, che il contributo ambientale andasse a incidere sulle politiche di ecodesign e che migliorasse. Ma in realtà no, perché salvo il caso delle plastiche, in cui effettivamente il contributo ambientale viene tarato sulla base della riciclabilità dei singoli polimeri, quindi un caso unico quello delle plastiche, negli altri casi non c'è un contributo ambientale che viene tarato sulla base della riciclabilità, non c'è nel caso dei PFU, non c'è nel caso per esempio dei RAE. Quindi questa è sicuramente un'anomalia, quindi un contributo ambientale che serve, diciamo, a finanziare la raccolta, quindi di fatto il cittadino si trova, questo è un elemento, diciamo, su cui riflettere, si trova a pagare la TARI, quindi, diciamo, che finanzia il sistema di raccolta dei rifiuti urbani, in più il contributo ambientale, anche se non lo percepiamo perché viene ovviamente sciolto nel prezzo di acquisto dei prodotti, e quindi paghiamo anche attraverso il contributo ambientale. Peraltro, diciamo, delle cifre abbastanza significative. Si pensi, soltanto recentemente è venuto alla luce, appunto, ovviamente sono tutte cose pubbliche e facilmente, diciamo, riscontrabili, no, sui siti istituzionali, per esempio il contributo ambientale del PET, diciamo, quindi che riguarda una singola tipologia, quella sicuramente più preziosa delle plastiche, quindi il PET, il contributo è cresciuto da 16 euro del 2023 a 330 euro del 2024, quindi un aumento esponenziale, ovviamente giustificato secondo il consorzio Corimet da, diciamo, dinamiche di commercio, diciamo, mondiale, prezzo delle materie prime, eccetera eccetera. D'accordo, diciamo, questa spesa ulteriore cade sulle tasche dei cittadini. Quindi, voglio dire, è un tema su cui approfondire. Quindi, questi schemi hanno sicuramente funzionato nell'efficientare le filiere, sono servite sicuramente per incentivare la raccolta, quindi non c'è dubbio che hanno efficientato il sistema di raccolta, però probabilmente non hanno raggiunto quell'obiettivo principale, che è quell'obiettivo di garantire la riduzione della produzione di rifiuti. Ricordiamoci che il testo unico ambientale, tutte le normative europee e italiane, quando parlo di rifiuti, puntano soprattutto alle politiche di prevenzione. Il miglior rifiuto è quello non prodotto, e questi schemi questo obiettivo sicuramente non l'hanno raggiunto, come probabilmente non hanno raggiunto adeguatamente, diciamo, l'obiettivo di incentivare soprattutto il recupero di materia, perché ancora una volta, ecco, non c'è, come dire, un incentivo effettivo al recupero di materia rispetto al recupero di energia, per esempio, in alcune tipologie di rifiuti, per esempio, come anche i pneumatici, alcuni consorzi più importanti, appunto, fanno il 70% di recupero di energia rispetto al recupero di materia. Probabilmente qualcosa lì non ha funzionato. E poi un altro elemento che a me è particolarmente caro è quello che riguarda la compliance, cioè sono schemi talmente sofisticati, talmente complessi, che, diciamo, che richiedono delle informazioni che le autorità di controllo non possono assolutamente avere. Mai, come nel caso dell'IPR, le autorità di controllo, sulle autorità di controllo gravano delle asimmetrie informative, cioè non hanno in possesso tutte quelle informazioni che servono per poter fare effettivamente dei controlli. Quindi
quello che passa sotto gli occhi è che sicuramente le forze di polizia sono molto più in grado di, diciamo, contrastare i traffici dei rifiuti che hanno la manifestazione finale negli smaltimenti oppure nelle discariche abusive, molto meno capaci di investigare effettivamente come si snodano appunto queste filiere, come effettivamente il recupero di materia viene effettivamente pesato con il recupero di energia, effettivamente cosa accade in queste filiere. Sicuramente i controlli sono più rarefatti, così come non esiste una visione d'insieme, cioè queste diverse tipologie di rifiuti gravati, governati da questi schemi, probabilmente non hanno un punto, diciamo, di armonizzazione collettiva. Ciascuno, ecco, persegue i propri obiettivi, i propri risultati, ma manca appunto una visione di insieme. E poi anche il tema appunto di come se effettivamente questi meccanismi portano all'efficienza di sistema, stante il fatto appunto che è un sistema che grava soprattutto sui consumatori e quindi tendenzialmente, diciamo, non spinge chi gestisce probabilmente a efficientare necessariamente questi sistemi, visto che appunto a pagare è sempre pantalone, quindi il consumatore. Quindi sicuramente degli schemi che hanno funzionato a efficientare il sistema aumentano la tracciabilità sotto altri aspetti, però ancora non hanno assolutamente raggiunto l'obiettivo principale, che è quello di ridurre la produzione di rifiuti, incentivare per esempio le politiche di riutilizzo. Ecco, questo è un grandissimo tema e che è emerso con la riforma della direttiva sugli imballaggi, in cui i principali, diciamo, consorzi che si occupano della responsabilità del produttore italiani sono contrari appunto ad aumentare gli standard, i target di riutilizzo, e questo dice appunto, la dice lunga sul fatto appunto che, diciamo, è un tema aperto e che è una tensione che prima o poi andrà affrontata, cioè quanto effettivamente questi schemi di responsabilità del produttore sono efficaci nel ridurre la produzione dei rifiuti e nel migliorare e incentivare il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, stante che sono questi due aspetti della prevenzione che sono l'obiettivo principale degli schemi della responsabilità del produttore. E chiudo dicendo che l'obiettivo di questi schemi non è quello di alimentare necessariamente l'economia circolare, no? Perché si alimenta con strumenti economici, fiscali, eccetera, eccetera. Ma l'obiettivo di questi schemi, ricordiamolo, è quello di garantire la migliore tutela ambientale possibile. Tant'è che i consorzi sono senza fini di lucro. Quindi in questi schemi il lucro non ci dovrebbe essere, e l'obiettivo principale sarebbe quello di garantire la migliore tutela ambientale possibile. Hanno effettivamente garantito la migliore tutela ambientale possibile? Questa domanda rimane aperta. Sicuramente hanno migliorato le politiche di raccolta, questo sì, però probabilmente adesso siamo a un livello di maturità e qualche passo in avanti andrebbe fatto. Quindi, insomma, c'è ancora tanto lavoro da fare, siamo all'inizio di un percorso. Ovviamente sono degli schemi che assumono delle caratteristiche particolari in ciascuna filiera, quindi che hanno sicuramente dei punti di forza e punti di debolezza che riguardano quelle singole specifiche filiere, cioè non ha senso equiparare la gestione dei RAE, quindi rifiuti di apparecchiature elettroniche, con la gestione dei pneumatici fuori uso o con gli imballaggi, rifiuti di imballaggio. Sono modelli completamente diversi che hanno logiche tutte loro, probabilmente servirebbe una visione d'insieme, però servirebbe anche farsi delle domande. Per esempio nel caso dei RAE, in quel caso il fatto di aver pensato a questi schemi e averli diciamo conditi con logiche di economia di mercato, di concorrenza spinta, nel senso che sono gli schemi che consentono che nel sistema, soprattutto del trattamento, ci siano operatori privati, perché nel campo dei rifiuti elettrici e elettronici vale il principio res nullius, cioè i rifiuti non sono di nessuno. Quindi questo ha creato che accanto, diciamo, ai sistemi collettivi, che sono sistemi tracciati, che sono sistemi che hanno una loro efficienza, una loro governance, che, come dire, è sottoposta alle autorità di controllo, eccetera, eccetera, quello che noi diciamo la parte ufficiale, accanto al mercato ufficiale dei consorzi, dei sistemi collettivi, ci sono dei mercati paralleli
in cui operatori privati legittimamente intercettano questi rifiuti e li mettono nei mercati paralleli, privi di qualsiasi forma di tracciabilità. Ci sono operatori che sono in regola, ma una buona parte sono operatori non in regola, tant'è che i sistemi collettivi intercettano attualmente soltanto il 35% dell'immesso nel mercato. Quindi pensate, il 65% finisce in questi circuiti paralleli. Questo è un tema ovviamente importante, perché se vogliamo efficientare il sistema della raccolta e quindi del riciclo, perché nel caso del RAI parliamo di entrare in possesso di materie prime preziose, di terre rare, no? Abbiamo necessità di mettere in qualche modo sotto osservazione questi schemi e capire perché non funzionano. Nel caso del RAI sicuramente l'esistenza di questi mercati paralleli è il principale elemento di criticità. Allora io ti chiederei se vuoi fare una considerazione finale. La considerazione finale potrebbe essere che, come ho già detto, che gli schemi di responsabilità del produttore sono sicuramente una grande opportunità per i modelli di gestione, perché sicuramente introducono elementi interessanti, elementi di efficienza, e dovrebbero spingere alla migliore efficienza economica, soprattutto la gestione dei rifiuti. Però andrebbe rivisto appunto il principio fondamentale, e andrebbero tutti sottoposti a questa critica nel capire se effettivamente questi schemi i meccanismi applicati concretamente hanno effettivamente risposto a quell'esigenza principale che ci pone il testo unico ambientale, che è quella di garantire una migliore tutela ambientale possibile, quindi di aver garantito effettivamente che questi schemi riducessero la produzione di rifiuti. Hanno ridotto la produzione di rifiuti? Non mi pare. Hanno aumentato e incentivato il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo? Non mi pare. Probabilmente hanno raggiunto il massimo nell'intercettare queste frazioni di rifiuti, però probabilmente su tutta la parte della prevenzione bisogna lavorare, così come bisogna lavorare molto su quelle che è la compliance, perché questi schemi ovviamente richiedono alle autorità di controllo uno sforzo in più. Ecco, non siamo più nel classico caso in cui è girobolla, è più, abbastanza più semplice capire come si muove il trafficante di rifiuti. In questi settori, questi operatori privati che intercettano alcune frazioni, eccetera, diventa tutto molto più complicato, e quindi anche l'azione repressiva di controllo deve essere adeguata al livello di sofisticazione che queste regole pongono all'interno sistema. Quindi è uno sforzo di efficientare questi schemi che funzionano, vanno assolutamente migliorati. Probabilmente dopo diversi anni di applicazione siamo abbastanza maturi per capire che qualche aggiustatina andrebbe fatta.